sarà un'intervista molto breve con la curatrice della Matic, perché insomma, il progetto è appena all'inizio, però sei già senza voce, quindi voglio vedere come arriviamo a fine di questa quattordicesima rassegna, dove i commenti sono stati finalmente un'esposizione di arte contemporanea proprio nella galleria, che in realtà proprio è nominata proprio di arte contemporanea. Quindi complimenti da parte della città culturale di Monfalcone per questo tuo nuovo ingresso. Beh, vi ringrazio, io ringrazio che la città di Monfalcone, il comune di Monfalcone, l'assessorato alla cultura, il sindaco e le istituzioni abbiano creduto in questo progetto che vuole proprio entrare nello spazio dedicato all'arte contemporanea. Mi auguro che questo sia il primo sassolino di un lungo percorso assieme. Allora, è un progetto peraltro che, ricordiamo, è anche uno dei pochi progetti finanziati anche dall'area slovena, quindi veramente un progetto trasfrontaliero dove non c'è un bando europeo, lo spieghiamo per gli amici che non conoscono il progetto, ma che vede protagoniste anche il comune città di Capodistria, vede protagonisti diversi punti importanti. Quindi è una mostra che vale la pena vedere. Perché? Perché molto spesso noi a Monfalcone vediamo gli artisti del territorio monfalconese, ma non vediamo artisti di fama nazionale e internazionale, e penso che proprio grazie a questo nuovo modo di fare bandi della cultura anche le città più piccole possono avere mostre che però altrimenti difficilmente avrebbero, perché noi che ti seguiamo da anni, insomma, ti abbiamo sempre visto in grandi città. Beh, devo dire che i bandi della cultura sono un'eccellenza della nostra regione, perché non ce n'è nelle altre regioni questo punto di attenzione alla cultura. Ed è bello proprio l'interscambio, vedere cosa succede da altre parti e portarla qui in nostra regione e portare le nostre produzioni, le nostre eccellenze altrove, proprio per creare una sorta di scambio e dialogo con il resto del mondo. Dopo tante mostre di vario genere, finalmente arriva una bella mostra di arte contemporanea. Qualcuno ha detto finalmente sta galleria ospita qualcosa per la quale è nata da non molto tempo. Noi siamo sempre abituati a vedere i transatlantici, ci siamo abituati a vedere Panzano, invece oggi è proprio una mostra d'arte contemporanea. Doc, Fasan, c'è tanta gente da fuori Monfalcone e soprattutto una mostra veramente di qualità. La mostra è assolutamente di qualità, è una mostra d'arte contemporanea, è vero. Dopo dirò anche di una chiave di lettura che mi è stato appena chiesto quale fosse la correlazione tra quanto si è visto dal punto di vista fotografico a quello che si è visto dal punto dell'iperrealismo del disegno, ma devo anche dire che chiaramente ci sono dei rimandi che possono anche in qualche modo riportare, soprattutto nella parte fotografica, nel colore e nella tipologia del segno, possono riportare a rimandi anche del passato. Devo dire che è una mostra che ha dato, come dicevi tu giustamente, anche un ottimo riscontro dal punto di vista numerico, ma nella chiave di lettura che mi si chiedeva appunto del dialogo, della correlazione tra i due tipi di arte, quella fotografica e quella del disegno, devo dire che l'iperrealismo molto probabilmente può essere una chiave di lettura. Non voglio non dare la chiave di lettura, ma una delle chiavi di lettura, quantomeno la mia. Qui c'è un ottimo esempio di come l'iperrealismo sognato, fotografato e in qualche modo voluto dell'arte fotografica dialoga con un iperrealismo più dettagliato e più ricercato, che è quello del disegno, che in qualche modo danno un'unica chiave lettura, quella della qualità. A rappresentare la regione Friuli Venezia Giulia, partner del progetto e finanziatrice, c'è il consigliere regionale Caligaris. Caligaris, è una mostra che, tra altre cose possiamo dire, è stata finanziata sia quando c'era giunta di centro-sinistra che giunta di centro-destra, quindi da questo punto di vista la qualità si continua a premiare. Ecco, è una mostra che porta la regione al di là dei confini, perché è una mostra, è un progetto che riguarda anche la collaborazione con la Slovenia e con altri paesi europei. Beh sì, certo, allora la regione è sempre impegnata a sostenere queste iniziative culturali, che sono molto importanti per mantenere la vitalità proprio delle nostre città e dei nostri centri, e quindi è necessario che, al di là dell'essere di destra o di sinistra, insomma, si intervenga sempre per mantenere comunque una rassegna che arriva al 14° anno e che quest'anno è dedicata a Pinocchio. E devo dire che particolarmente con questi due artisti si arriva proprio anche a un livello internazionale, anche
insomma, per Monfalcone di grande livello. Da qualcuno ha detto finalmente una bella mostra d'arte contemporanea, veramente l'arte contemporanea a Monfalcone, quindi anche i bandi aiutano proprio a far venire anche nelle città più piccole iniziative di qualità? Sì, certo, perché ho sentito che appunto i due artisti sono di livello nazionale e internazionale e soprattutto per l'arte contemporanea che magari un po' ha difficoltà, no? Entrare nel nostro tessuto, ma che è importante continuare a portare avanti. Le api industriose è anche uno di quei temi che però fa proprio riflettere sul mondo delle api, che cosa sono le api. In Galleria Comunale d'Arte c'è una bella mostra d'arte contemporanea e chi non potevamo se non prendere per parlare di api con un'ape regina? Beh, grazie del complimento, ma non sono così narcisista. No, sicuramente come assessore all'ambiente è un piacere avere qui questa sera questa mostra sulle api. Ci sono tanti ragazzi giovani, l'aspetto è culturale, però al di là dell'aspetto culturale c'è un aspetto ecologico che è veramente molto serio e ne abbiamo preso la dimensione recentemente, perché in Friuli c'è stata una moria di api molto considerevole. Non si riusciva a capire inizialmente quale fosse il problema e poi si è scoperto che c'erano delle sementi di mais e di soia che erano contaminate da un antiparassitario molto potente che ha fatto morire le api. E questo, di questa cosa è stata così grave per il sistema che ha addirittura coinvolto la magistratura, ci sono degli indagati. E questo però ha messo in luce un aspetto che noi trascuriamo, cioè non ci rendiamo conto che senza l'impollinazione delle api in realtà tutto il nostro sistema non funziona e quindi la vita veramente nella terra così come la vediamo e con la ricchezza di vegetazione che abbiamo deriva proprio dalle api. E quindi questo direi che questa sera è importante che questi giovani ragazzi abbiano presente anche che c'è un problema veramente essenziale, insomma. Brava.